Passiamo adesso alle, come avevo detto all'inizio, alle interrogazioni. Allora, interrogazione numero 1. Presidente, su questo, sulle interrogazioni? Sull'ordine dei lavori. L'abbiamo deciso all'inizio della seduta. Posso fare un intervento sull'ordine dei lavori? C'è stata. Così è tutto. Abbiamo deciso. Ma Presidente, ma. Così è tutto, non le do la parola, abbiamo deciso all'inizio della seduta. Presidente, può anche proporre cambiare l'ordine. Presidente, come lista civica richiediamo il cambiamento. Tutino, ha detto di no, per favore. Se posso avere solo la parola all'inizio della seduta. Ma posso avere solo la parola per esprimere. No, non la vorrei avere la parola. Ma è una cosa. Presidente. Consigliera. Allora, interrogazione numero 28. Presidente, ci sono i cittadini qua che chiedono la discussione di un'altra mozione. Faccia quello che ritiene opportuno. Consigliere Lozzi, prego. Allora, visto che a febbraio 2015 il Comune di Roma ha presentato il nuovo piano di manutenzione stradale per quanto riguarda le strade di grande viabilità, investendo circa 6 milioni di euro per la riqualificazione delle strade, e che dall'elenco delle strade emerso nel nostro municipio solo due andranno a essere riqualificate con questi fondi. Forse un attimo solo, per cortesia, vi chiedo un pochettino di attenzione. Prego, consigliere Lozzi. E nel nostro municipio, appunto, dicevo, due sembrano essere interessate, almeno per ora, via Britannia e via Appia Pignatelli, da via Talarchiana a via Appia Nuova, e che questi interventi in teoria dovrebbero essere stati pianificati in accordo con i municipi, ma nelle commissioni competenti nessuno ci è mai venuto a parlare né a spiegare di questa pianificazione a livello comunale, quindi ci interesserebbe sapere quali strade del settimo municipio sono state segnalate dall'amministrazione per l'inserimento nel piano di manutenzione stradale del Comune di Roma e quante di quelle segnalate sono state realmente inserite nel piano stesso. Grazie. Grazie a lei. Prego, assessore. Signor Presidente del Consiglio, consiglieri, rispetto a questa questione che attiene all'assessorato romano dei lavori pubblici, giustamente la consigliera faceva cenno alla data in cui questa pianificazione è avvenuta, che è quella di febbraio 2015, quindi è chiaro che le risorse a disposizione erano quelle dell'anno precedente, del 2014, perché il bilancio del 2015 lo abbiamo approvato a marzo. Riguardo alla segnalazione e alle continue segnalazioni, vorrei dire che dal municipio vanno al Dipartimento Simo, alcune hanno visto anche, mi risulta, dei sopralluoghi fatti anche con dei cittadini. Le segnalazioni avvengono costantemente sia da parte degli uffici automaticamente sia da parte dell'assessorato. Le vie che sono state segnalate sono segnalate sulla scorta delle segnalazioni sia dei cittadini che dei consiglieri che da parte anche di altri enti dell'amministrazione che rispetto per esempio al Dipartimento Mobilità, all'ATAC, segnalano forti vibrazioni, questo nella parte più centrale del municipio, per dirla tra di noi, rispetto a alcuni sedimi stradali dove la percorrenza dei bus pubblici creano maggiori problematiche, soprattutto agli stabili che sono contigui. Quindi il municipio, diciamo, fare l'elenco delle strade di grande viabilità che sono state segnalate, io potrei risponderle tutte. Io quello che voglio dire è che nel piano che lei ha posto a corredo dell'interrogazione come gruppo 5 Stelle, bisogna tenere conto dei metri quadri che vengono riasfaltati, perché poi possono essere menzionate, come avete visto in altri municipi, molte più strade, ma
da civico a civico. Per cui io quello che le posso dire rispetto sempre al bilancio 2014, che è stato, diciamo, fatto e messo in opera dal Dipartimento SIMU nel 2015, che sono state asfaltate nel nostro municipio 10-11 mila metri quadri di sedime stradale, via Britannia e parte di via Appia Pignatelli a nostra, di nostra competenza. Questo perché la direzione dei lavori, responsabile in proprio personalmente delle eventuali mancanze rispetto alla pavimentazione, ha determinato rispetto all'elenco delle strade le difficoltà che sono state segnalate, e tenendo conto di laddove sono stati programmati o sono previsti in futuro interventi delle società di servizio, le strade che hanno avuto bisogno maggiormente di interventi sono state quelle menzionate. Le faccio un esempio. Io ho sostenuto che sicuramente via di Capannella è una di quelle che ha bisogno di essere riasfaltata. Infatti me l'ha torto, ma lei ce lo sa, c'è passata la CEA, da via del Carice fino a via Piano c'è passata la CEA, e questo è uno dei motivi per cui nell'elenco delle priorità è passata dietro, per esempio, ad Appia Pignatelli. Io credo che, e spero anche, che l'amministrazione possa disporre dei fondi per il Giubileo, dove sicuramente alcune strade di grande viabilità, la prima che noi abbiamo, che sicuramente sarà interessata dal passaggio più che altro via Pianova, saranno attenzionate, anzi sicuramente saranno poste all'attenzione dell'amministrazione centrale per poter essere riasfaltate, per accrescere la sicurezza stradale nella nostra città. Grazie. Interrogazione numero 30, sempre a firma dei consiglieri Lozzi e Coia, riguardante la fontana viale Antonio Ciamarra. Chi la presenta? Consigliere Coia, prego. Ah, scusate, è che ogni tanto qualcuno fa perdere. Allora, consigliera Lozzi, soddisfatta? Chiedo scusa. Non sono propriamente soddisfatta nel momento in cui ha risposto sulla selezione delle strade, perché dice: noi segnaliamo continuamente, è normale che ogni volta che ci viene sollecitato un intervento su strade di nostra competenza noi rigiriamo la segnalazione. Io pensavo che in un piano del genere ci fosse una progettualità definita col municipio un po' più articolata, cioè magari seduti ad un tavolo, un elenco di strade segnalate nel corso del tempo e si valuta insieme, anche perché come si diceva prima, è vero, a volte si auspica l'intervento di qualche società di sottoservizi per farsi rifare l'asfalto, ma poi guarda caso qualcuna viene commissariata per mafia tipo Italgas e quindi salta pure l'asfalto per questo motivo, e quindi magari ritarda, però se il ritardo è di 2 o 3 anni magari forse comincia a essere un po' pesante, quindi magari forse quando il comune diventa così gentile da fare un piano di manutenzione stradale, forse invece di prendere le segnalazioni nell'arco dell'anno magari potrebbe coinvolgere i municipi seduti ad un tavolo e fare un bel programma un po' più dettagliato. Grazie. Questo abbiamo deciso prima, però. Allora, interrogazione numero 30. Chi la presenta? Consigliere Coia, prego. Allora, tra le varie segnalazioni che ci sono giunte dai cittadini in merito a disservizi, a degli impiantistica come delle strade, c'è la fontana di Antonio Ciamarra. Realizzata nel quartiere Cinecittà Est e inaugurata nel settembre 2009, ha avuto problemi subito di manutenzione e attualmente non è operativa. È un'opera per cui sono stati spesi molti soldi e i cittadini ne vorrebbero, come dire, fruire
la bellezza, visto che tutti noi abbiamo contribuito a pagarla. Volevamo sapere dall'assessore Morgia cosa intende fare il municipio in merito. Grazie. Grazie consigliere Coglia, prego assessore. Grazie signor Presidente, consigliere Coglia. No, il tema sollevato è un po' più ampio. Nello specifico, la fontana di Via Ciamarra ha funzionato a tratti, ahimè, sin dalla sua inaugurazione. Ieri funzionava. Il Presidente del Consiglio, che è un abitante, sì, dopo l'intervento certamente, me ne ha data conferma, per cui mi sento di dirlo. Allora, qual è il punto? Ci sono state diverse realizzazioni nel nostro municipio nel recente passato di fontane messe, diciamo installate e progettate, vuoi dal dipartimento, dai dipartimenti centrali, vuoi da Roma metropolitana come nel caso del corridoio di Via Ciamarra, vuoi anche dal municipio come Piazza Cavalieri del Lavoro, che purtroppo hanno una difficoltà oggettiva e strutturale di funzionamento, come quella anche di Largo Appio Claudio, che è stata realizzata con le risorse di ADAC rispetto agli interventi sui piani particolareggiati del traffico. L'ufficio fontane dell'amministrazione, che fa capo al SIMU, è sollecitato costantemente. La mia battuta amara è che le fontane che hanno 2000 anni o circa giù di lì nella nostra città funzionano, e quelle moderne purtroppo rincorriamo costantemente, ogni volta che viene segnalato il malfunzionamento rincorriamo diciamo la richiesta, il dipartimento che deve intervenire in questo caso per un ripristino. Devo dire che un'altra di quelle in cui si è intervenuti e è ancora funzionante, almeno non ho la segnalazione, è quella di Piazza San Giovanni Bosco. È chiaro che c'è un tema di progettazione di queste fontane. È un tema di progettazione di questo tipo di strutture che, diciamo, i progettisti devono tenere conto. Ma non credo che noi siamo particolarmente sfortunati nel nostro territorio, ma credo che sia un problema più diffuso di come gli impianti, talvolta anche quelle del riciclo delle acque, vengono progettati. Come? Grazie. Quella della discesa del quadrato. Consigliere Coglia, prego. Consigliere Patronna, l'interrogazione non è la sua. Consigliere Coglia, prego. Le divagazioni del consigliere Matroma a fine consiglio. Divagazioni sull'acqua, prego consigliere Coglia. Ringrazio l'assessore Morgia per l'intervento e anche per aver ricordato altre fontane che hanno queste problematiche, e però colgo l'occasione per fargli una domanda proprio secca e veloce. Quindi il difetto è di progettazione secondo lui? Insomma, c'è un problema strutturale. Io non no, so perché il difetto o di progettazione o di realizzazione, quindi poi alla fine potremmo approfondire questi aspetti, e le ringraziamo per aver sollevato questa problematica. Ma quando sbagliano i progetti chi paga, Presidente? Interrogazione numero 32. Numero 31. Firma sempre i consiglieri Lozzi e Coglia, riguardante la sistemazione dei marciapiedi. Chi la presenta? Consigliere Coglia, prego. E qui ho detto, sicuramente non siamo gli unici consiglieri a cui vengono rappresentati dai cittadini, ma anche gli stessi assessori e negli uffici vengono presentati ai cittadini delle istanze. Noi abbiamo voluto raccogliere quelle relative ad alcuni marciapiedi che riteniamo in condizioni ormai pietose. Alcuni non si possono neanche più definire forse marciapiedi, perché sono delle chiazze informi dove c'è più terra che asfalto, insomma. Quindi sta poi al municipio giudicare anche il livello di sicurezza di queste cose, e ricordato qui nell'interrogazione che il municipio ha recentemente approvato un debito fuori bilancio per un marciapiede che era stato fatto male, per cui una moto era caduta dal cavalletto e abbiamo dovuto pagare i danni alla moto. In un recente consiglio abbiamo approvato questo. Moto o a proprietario della moto? Eh?
Eh? Al proprietario della moto. Al proprietario della moto. Grazie. Loro? Signor Presidente, consigliere Coia, è oggettivo, è chiaro che le segnalazioni da parte dei consiglieri, dei cittadini, vengono prontamente girate per competenza agli uffici, perché nell'elenco che è oggetto dell'interrogazione, è chiaro, ci sono diverse segnalazioni che riguardano anche la grande viabilità, alcune riguardano le carenze e le mancanze, diciamo che sono da addebitare alle società di servizio, perché alcuni strappi, così come si dice in gergo, cioè gli allacci ai condomini della rete dei servizi, producono questo diciamo stato di cattiva mantenimento dei marciapiedi. Il tema dei marciapiedi è sicuramente un tema importante, legato anche alla oggettiva mancanza di risorse che ci permettono, che non ci permettono di adempiere, di coprire tutto. È chiaro che ci sono delle situazioni che sono oggettivamente di difficile soluzione, altre che ci possiamo permettere di prenderci l'impegno, così come gli uffici costantemente fanno da mettere e mettono in programmazione. Mi consenza una battuta, tranne quella del consigliere Matrono, la su via del Quadraro, perché quella non sarà mai fatta fino alla fine della consigliatura. Non è vero, anche quella è in programmazione. Grazie. Consigliere Coia. No, ringrazio Morgia comunque della risposta. Sicuramente il nostro intento qui era sollevare alcune criticità. Noi speriamo che gli uffici possano effettuare dei sopralluoghi ed intervenire laddove queste criticità sono maggiori, compatibilmente con poi i fondi a disposizione, e tenendo conto del fatto che su alcuni marciapiedi insistono impianti su cui magari potrà intervenire dal gas, su altri no, quindi sicuramente non confidiamo qui nell'intervento di Dalgas per il ripristino, non lo possiamo fare. In alcuni di questi casi non ci sono in strada, diciamo, impianti di gas, e quindi non verrà effettuato dall'Italgas, ma dovremo effettuare, non dico una rifare da ex novo il marciapiede, ma comunque dovremo intervenire per mettere in sicurezza. Grazie. Ultima interrogazione, manutenzione di Annia Regilla. Consigliera Lozzi, prego. Allora, come sappiamo, Viagna Regilla è una strada di collegamento strategica per la viabilità di quel quadrante, cioè in zona Quarto Miglio. È una strada che soprattutto in prossimità di via di Sant'Arcisio ha un manto stradale molto degradato, e parecchi cittadini hanno continuato a segnalare comunque questa problematica, e soprattutto il fatto che la manutenzione che è in carico al municipio si limita semplicemente ad interventi emergenziali in copertura delle buche. Quindi arrivati a questo punto, essendo comunque una strada molto frequentata ogni giorno, e quindi il degrado può essere anche pericoloso comunque per i cittadini che la attraversano, vorremmo sapere che cosa si intende fare per risolvere il problema del degrado di questa via, e se c'è in programma rifacimento del manto stradale. In caso di risposta affermativa, quali sono i tempi per la sua realizzazione? Grazie. Prego, assessore. Consigliere Patrono. Allora, non stava in ferie lei. La risoluzione posta all'attenzione, diciamo, della presidenza, dell'assessore competente, dalla consigliera, è un tema che noi abbiamo rispetto all'ammaloramento delle strade. Allora, intanto voglio rassicurare la consigliera che Viagna Regilla è una delle strade che, compatibilmente con le risorse, non tutta, lo dico, perché difficilmente le strade dell'ex decimo municipio, per la vastità delle stesse, la lunghezza delle stesse,
difficilmente verranno fatte completamente, ma sicuramente i tratti che presentano vibrazioni, i tratti che presentano maggiori ammaloramenti, saranno fatti, programmati, e una prima programmazione con l'ordinaria sicuramente avverrà a breve. Agnia Regilla è una di queste, anche perché c'è un fenomeno che non è molto presente nell'ex decimo municipio, o quantomeno non è molto segnalato, tranne che nel caso di via Agnia Regilla, è riscontrato dagli uffici rispetto al fenomeno delle vibrazioni. Questo penso di poterglielo dire. Tenete conto che rispetto alle questioni che noi affrontiamo quotidianamente delle risorse, è chiaro che la selezione deriva pure dal passaggio dei bus, se le strade sono passaggio dei bus, come diceva lei, Agnia Regilla è una strada di attraversamento, di collegamento tangenziale. Lì, non voglio tediare il consiglio, ma tutti quanti noi, almeno i consiglieri che hanno una maggiore esperienza, sanno che nell'ex decimo municipio si era approntato un progetto di piano particolareggiato del traffico che potesse permettere di attenuare l'attraversamento di via al Quarto Miglio attraverso diversi interventi, di cui uno era quello programmato, non perché è passato come nostro intendimento o intendimento dell'amministrazione, lo sfondamento e il completamento di via al Quarto Miglio, l'altro era sicuramente quello di una nuova intersezione semaforica tra l'Appia Nuova e l'Appia Vignatelli, che potesse permettere da chi percorre l'Appia Vignatelli di incrociare l'Appia Nuova e svoltare subito a sinistra per il centro città. Un progetto che è stato valutato anche dall'Agenzia della Mobilità per quanto riguarda quell'intersezione semaforica, che ha bisogno anche di alcuni cambiamenti rispetto ai manufatti stradali, che ha un valore di circa 400.000 euro. Se volete, nelle prossime, diciamo, in una prossima commissione possiamo approfondire questo tema, quella competente sicuramente. Penso che possiamo approfondire questo tema se voi lo desiderate. Grazie. Consigliere Mozzi. Sì, ci fa piacere sapere che il progetto c'è, il programma c'è, speriamo che avvenga il prima possibile, e ci fa piacere anche la proposta di affrontare comunque queste tematiche in commissione. Spesso ci troviamo costretti a fare tante interrogazioni per quanto riguarda appunto la situazione dei lavori pubblici, proprio perché in commissione purtroppo non si affrontano tantissime tematiche, anche se vengono sollecitate continuamente dai consiglieri. Quindi io sollecito nuovamente sia il Presidente della Commissione e anche l'Assessore, quando può partecipare, a fare un ordine del giorno delle commissioni di lavori pubblici un po' più nutrito, vista la precarietà di questo municipio proprio sulla tematica dei lavori pubblici. Grazie. Grazie a lei. Allora, prima di passare alla proposta di risoluzione, la dirigente Giannoni ci ha comunicato adesso se era possibile votare l'immediata esecutività della delibera sui centri sportivi. Prima non ci aveva segnalato niente. Se non ci sono opposizioni su questo, se non ci sono, scusate, però se qualcuno è contrario, è chiaro che io non la metto in votazione. Se c'è il consenso di tutto il Consiglio su questa richiesta di votare l'immediata esecutività, io la metto ai voti. C'è qualcuno che è contrario? No, allora la metto ai voti. Chi è favorevole all'immediata esecutività? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità dei presenti. Allora. Presidente,
Consigliere Patrona, per cortesia, su. No, ma io ho presentato 3 interrogazioni urgenti, perché non l'ha portata all'ordine? Perché io non le ho ritenute rispondenti ai requisiti dell'articolo 102, quindi fanno il percorso. Perché gli sono stati inviati agli assessori, hanno 30 giorni di tempo per rispondere. Ah, quindi gli attraversamenti pedonali non sono urgenti? Tutto è urgente, pure i marciapiedi sono urgenti, tutto è urgente. E perché non firmano loro per dare l'appalto? Proposta. Assessore. Proposta di risoluzione della consigliera Lancia. Sicurezza stradale via del Mandrione, prego consigliera. Allora, i residenti di via del Mandrione hanno richiesto da molto tempo un tavolo con municipio, dipartimento mobilità e polizia locale per poter verificare dei cambiamenti alla viabilità di via del Mandrione. Via del Mandrione è una strada che viene utilizzata in alternativa alla Tuscolana per entrare a Roma. È una strada stretta che è gestita da decenni da un consorzio in cui il comune ha il 50%, è una strada che non potrà mai essere messa a norma perché viaggiando sotto l'acquedotto per qualsiasi tipo di intervento è necessario far intervenire la sovrintendenza, è una strada stretta e i residenti lamentano numerosi incidenti e la pericolosità per i pedoni e per chi va in bicicletta e per i motorini. Non sono mai riusciti in tutti questi anni ad avere questo tavolo, quindi la risoluzione chiede con urgenza di mettere a confronto le esigenze dei residenti, le esigenze della viabilità romana, quindi la polizia locale e gli organi politici e tecnici del comune e del municipio. Grazie. Grazie consigliera Lancia. Non so se l'assessore, prima di aprire la discussione, voleva intervenire. Prego. Presidente, consigliera, quanto rappresentato dalla consigliera Lancia è lo stato delle cose, insomma, chi è che di noi che non conosce via del Mandrione talvolta la utilizziamo per cercare di evitare il traffico che si addensa su via Tuscolana spesso, no? E quindi passiamo alle cose. Le problematiche sono oggettive, la problematicità che con onestà intellettuale la stessa consigliera diceva che sono 30 anni che non, come dire, si dice a Roma, non si guaglia, e lì c'è un tema molto particolare dal punto di vista giuridico, che è quello che via del Mandrione vige un consorzio stradale. Allora io lo dico al di là dell'impegno, anche se viabilità polizia locale, però faremo questo incontro da un punto di vista preventivo con la polizia locale per studiare questa problematica e per confrontarci. Via del Mandrione, il consorzio, più di una volta sollecitato da me e dagli uffici dell'unità tecnica con cui li abbiamo incontrati, 2 o 3 volte, ora non ricordo, mi perdonerete l'imprecisione, ci avevano chiesto una sala per riunire il consorzio, a 2 giorni, no? Dalla data con cui loro avevano chiesto il consorzio, hanno disdetto prenotazione. Cosa voglio dire con questo? Che c'è un'oggettiva difficoltà giuridica a mettere insieme i soggetti consortili. Qualcuno dei consiglieri dell'ex decimo conoscerà la stessa situazione di via Niobel, via Limitrofe, che allo stesso modo, allo stesso tempo, hanno negli ultimi tempi questo tipo di difficoltà. Questo però non ci esime di fare qualsiasi sforzo da parte nostra, almeno per garantire di valutare con gli organi competenti la possibilità, se non altro, di rispetto alla manutenzione, quantomeno a quelle possibilità che abbiamo di ridurre la pericolosità dell'attraversamento di via del Mandrione. Cercheremo di fare questo tavolo, io penso di farlo prima con la polizia locale, poi affrontiamo con gli ulteriori organi competenti. Grazie. Allora, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire?
Nessuno. Passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Controprova, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Nessuno, quindi approvata. Che si astiene, consigliere Lancia? Volevo dire una cosa. Un attimo, facciamo la proclamazione. Allora, 20 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Che c'è, consigliere Lancia? Devo semplicemente dire all'assessore se quando farà il tavolo, oltre al consorzio, chiamerà anche i residenti, perché nel consorzio c'è la Banca d'Italia, cioè ci sono il comune, quindi i residenti sono poco rappresentati. Grazie. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Mozione a firma dei consiglieri Matronola, Cercuoni, Lanotte, Lenci, Lozzi, Lancia, Tutino, Carlone, avente ad oggetto salvaguardia della salute pubblica e dell'ordine pubblico in piazza Cesare Baronio. Chi è che presenta la mozione? Lo dico io. Consigliere Matronola, la prego. No, Presidente, volevo lasciare la presentazione della mozione a coloro che l'hanno seguita sin dall'inizio, alla consigliera Lanotte e la consigliera Lenci, poi tra di loro si mettono Lancia, poi tra di loro si mettono d'accordo a chi presenterà questa mozione, che credo che non ci siano problemi a farla passare. Prego, consigliera Lanotte. Io credo. Per presentare la mozione. Se io mi prendo la parola, non la faccio più. Facciamo l'ante... Prego, consigliera Lanotte. Consigliera Lanotte. Allora, buonasera a tutti. Io volevo innanzitutto ringraziare tutti i consiglieri, perché questa mozione è stata portata diversi mesi fa ed è passata in varie commissioni, cioè siamo passati dalla commissione ambiente, commissione commercio, per arrivare all'ultima commissione, quella della legalità e sicurezza. È stata una... Perché ho fatto questa premessa? Perché in effetti ci siamo trovati di fronte a un problema che non volevamo, che doveva risolvere sia il fenomeno del degrado, del rumore, di tutto, senza però spezzare le gambe a un gruppo di giovani che aveva deciso di aprire una propria impresa, quindi di aprire una propria, un proprio lavoro, quindi una cosa giustissima e soprattutto anche una cosa bella, perché aveva sicuramente rianimato una piazza che era completamente, cioè normalmente morta. Però che cosa è successo? Che all'inizio si pensava, anche i residenti stessi erano entusiasti di questa nuova apertura, però alla fine è diventato un boomerang contro tutti i residenti, in quanto è diventato un rifugio di tanti giovani che dopo le 11:30 popolano quella piazza sino alle 2 del mattino in maniera indecorosa, ma non decorosa perché fanno chissà che cosa, ma urla, schiamazzi, giocano a pallone, e fanno anche delle gare con gli scooter sulla piazza e lasciano la piazza che è uno schifo. Vi posso garantire che ogni mattina ci sono bicchieri, bottiglie e tappeti di cicche di sigarette sulla piazza. E è una cosa, secondo noi, anche tutti quei consiglieri che abbiamo firmato, che non è ingestibile, perché anche gli stessi gestori del locale all'inizio avevano provato a venire incontro ai residenti, dice cerchiamo di trovare qualcuno che faccia star buoni questi ragazzi, ma alla fine non è soltanto il far star buoni i ragazzi, è proprio quando tante persone stanno insieme anche il semplice vociare diventa urlare.
E quindi noi stiamo chiedendo con questa mozione, prima di tutto, di stiamo dando questo mandato al Presidente di farsi dare il mandato dal Sindaco di fare un'ordinanza per far chiudere prima questo esercizio. Questo esercizio che viene aperto alle 17 è giustamente per una questione proprio di liberalizzazione del commercio, può essere aperto sino alle 3, però proprio per andare incontro alla salute pubblica dei cittadini che vengono privati del loro sonno sino alle 3 di notte, che insomma c'è gente anche che alle 6 di mattina si deve alzare per andare al lavoro e non mi sembra giusto che debbano riposare solo 3 ore. Allora, proprio per questo motivo noi chiediamo la chiusura anticipata alle 23 dell'esercizio. Sappiamo che è un'ordinanza che si può fare, visto che il sindaco stesso a metà giugno ha confermato l'ordinanza precedente dell'estate scorsa in cui ha inserito altri municipi, altri posti, altri luoghi di municipi nell'ordinanza antimovida. Quindi noi ci appelliamo al Presidente, ci appelliamo al Sindaco affinché faccia chiudere anticipatamente questo esercizio e in seconda battuta faccia inserire Piazza Cesare Baronio nella ordinanza antimovida, perché noi siamo il primo municipio al confine col primo municipio dove in effetti i giovani, i ragazzi uscendo dalle mura latine, perché vengono quasi cacciati giustamente dall'ordinanza, si ritrovano da noi dove trovano sicuramente un posto accogliente, aperto, disponibile per tutti, ma non essendo rispettosi di chi ci abita non è bene che sostino. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Apriamo il microfono. Sì, sì. Allora, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliera Caccamo, prego. Presidente, consiglieri, io volevo dire due parole, insomma. I pubblici amministratori sono chiamati ad affrontare i problemi tenendo ben presente la necessità di tutelare gli interessi di tutte le categorie, mantenendo nel caso in esame il giusto equilibrio tra il diritto dei cittadini al riposo notturno e l'interesse degli esercenti dei pubblici esercizi al lavoro. Nella situazione in esame purtroppo si è inserito un terzo fattore, un fattore fortemente destabilizzante, come è stato anche descritto dalla consigliera poco fa. Purtroppo persone che frequentano quel locale in questione, citato nella mozione che stiamo esaminando, molti di queste persone che frequentano questo locale sono persone che sono incivili, perché non rispettano gli altri, pensano a fare gli schiamazzi, hanno tutto il diritto di bere, di consumare, eccetera. Il problema è che poi si trattengono fino a tarda ora in quella piazza facendo schiamazzi, giocando, come diceva, a pallone, come diceva la collega, e questo crea purtroppo grave disagio ai cittadini che abitano in quell'area. Noi consiglieri, insieme anche all'assessore al commercio, dottor De Simoni, abbiamo cercato di trovare una soluzione concordata dopo aver ascoltato i cittadini che ci hanno fatto presente il problema. Abbiamo convocato i gestori di quel locale in questione per cercare di trovare appunto una soluzione. Abbiamo fatto diverse proposte e devo dire che i gestori sono stati disponibili ad accettare e a sperimentare le soluzioni che noi abbiamo proposto. Purtroppo però non siamo arrivati a una soluzione accettabile, quindi noi in questa sede siamo chiamati ad esaminare questa mozione. Diciamo che questa mozione purtroppo non porterà a una soluzione immediata del problema, perché noi con questa mozione chiediamo alla Presidente e all'assessore competente di provvedere a emanare un'ordinanza per motivi contingibili urgenti di tutela della salute pubblica che riduca l'orario di apertura
del locale, di questo locale in modo particolare, e allo stesso tempo valutare la possibilità di chiedere al sindaco di inserire nella ordinanza sulla Movida, inserire anche il settimo municipio, perché il nostro municipio, siccome diciamo che molti locali del centro sono stati ridimensionati per quanto riguarda gli orari di apertura eccetera, molti clienti di quei locali si riversano e si riverseranno nel nostro municipio, che è al confine, diciamo, con il centro storico, per cui con questo atto si chiede anche al sindaco di inserire nell'ordinanza anche il nostro municipio, così come è stato fatto per altri municipi interessati da questa problematica. E noi speriamo con quest'atto di riuscire ad ottenere quel giusto equilibrio di cui parlavo prima, cioè la tutela dell'interesse dei cittadini al riposo, alla salute, l'interesse degli operatori commerciali al lavoro, specialmente in un momento come questo in cui il lavoro occorre, deve essere altamente e fortemente tutelato. Grazie. Grazie a lei. Consigliera Lancia, prego. Sì, io ho condiviso pienamente questa mozione, anche se non è sufficiente e non sarà risolutiva, ma penso che noi possiamo prendere l'impegno ad andare avanti per cercare delle vie e che diano risposta ai residenti che hanno il diritto di dormire a casa loro e non devono essere costretti ad andare a dormire a casa dei parenti il venerdì, il sabato e la domenica, e che possano alzarsi per andare a lavorare tranquillamente senza essere distrutti, perché la libertà di ognuno di noi finisce dove comincia la libertà degli altri, quindi la libertà dei gestori del pub deve finire dove comincia la libertà dei residenti del quartiere, che peraltro erano molto ben disposti un anno fa, adesso non lo sono per niente, e tutti i locali che hanno questo problema, io ho visto tantissimi ristoranti, pub eccetera, che hanno risolto, sono riusciti a trovare un modo, forse se non fornissero birra da sport nei bicchieri di plastica dopo una certa ora già sarebbe facile risolvere il problema. Purtroppo i gestori del locale si sono dimostrati assolutamente indisponibili a qualsiasi compromesso, sfruttano un'intera piazza senza pagare l'occupazione di suolo pubblico, nella piazza poi ogni macchina che si deve spostare comincia a suonare clacson eccetera, i residenti sono arrivati al punto di non riuscire a sentire la televisione neanche con i doppi vetri chiusi, e questo va avanti tutto l'anno, non è soltanto un problema estivo. Quindi darei anche mandato, se possibile, chiederei alla Presidente di coinvolgere la Polizia Locale in modo un pochino più fermo di come è stato finora. Grazie. Altri interventi? Consigliera Lenci, prego. Grazie Presidente, ma devo dire che anch'io quando abbiamo sentito una data, perché mi chiedo come è possibile che dei cittadini che chiedono solamente di poter riposare nelle loro case, dovrebbe essere una cosa naturale, mentre in questi cittadini gli è stato negato, e non riesco a capire anche perché dopo tutti questi mesi noi stiamo ancora aspettando che avvenga una cosa che dovrebbe essere normale. Dove sono loro? Piazza Cesare Sebronio c'è il problema di un locale, ma abbiamo tanti territori dove non ci sono addirittura locali, dove ognuno può fare quello che vuole. Siamo diventati il paese dove ognuno può fare quello che vuole, e questa cosa non va bene. Bisogna cominciare a ripristinare la legalità, bisogna far capire che c'è un rispetto per la quiete pubblica, perché c'è, le leggi ci sono, bisogna farle rispettare. Certo che se continuiamo a fare tagli su polizia locale, su carabinieri, su polizia, e logicamente non abbiamo poi chi fa rispettare la legge, quindi dobbiamo invertire questo modo di fare e dobbiamo far sì che queste situazioni non avvengano più, e soprattutto come municipio, e siamo sul territorio, dovremmo avere delle risoluzioni facili, perché per i cittadini che stanno in queste situazioni una settimana è una tragedia, loro sono un anno che stanno aspettando, che cos'altro vogliamo aspettare? Dobbiamo trovare tutti gli strumenti che abbiamo, che abbiamo noi a disposizione, e rivolgerci, se quelli che abbiamo noi non ci bastano, a persone che possono risolvere il problema, perché non è che rinviando, perché questo sta diventando il municipio del rinvio, mi dispiace dirlo, perché ce ne abbiamo tanti dei problemi che non riusciamo mai, io per portare una risoluzione ci ho messo un anno, quindi mi lascio immaginare.
Abbiamo bisogno di soluzioni immediate, nella tutela di tutti, quindi dei lavoratori, dei cittadini, nella tutela di tutti però, non solamente di alcuni. Grazie. Non è possibile, scusate, non si possono battere le mani. Allora, chi è? Chi è la mano? Consigliere Benassi, prego. Grazie Presidente, colleghi e colleghe. Dunque noi, cioè io in rappresentanza del gruppo SEL, purtroppo quel giorno non eravamo presenti in commissione perché lo stesso giorno c'era l'apertura di Via Genzano, per cui non abbiamo potuto partecipare, però ho partecipato comunque alla commissione precedente quando avevamo votato la delibera sempre sullo stesso tema. Io credo che, dato che c'è stata un'indicazione dell'ufficio consiglio, se non ricordo male, nell'individuare la mozione come atto più idoneo alla tipologia del caso, credo che comunque al di là dei tempi la mozione sia l'atto, anche appunto vista l'indicazione, più efficace che abbiamo scelto. Certamente la situazione è molto grave. Io ricordo le prime audizioni che abbiamo avuto con i cittadini quando abbiamo visto dei veri e propri video sulle situazioni che si vengono a creare in quella piazza. Io credo che, appunto, come diceva prima la Presidente, la consigliera Lanotte poco fa, non si tratta qui di mettersi contro un'attività, ma c'è un fatto comunque, c'è la responsabilità di chi ha un'attività commerciale che funziona, si trova di fronte a una piazza che per la sua conformazione poi si presta a determinate situazioni, e è evidente che poi io come proprietario mi devo anche far carico di situazioni che posso mettere in contrasto me con la cittadinanza che mi sta intorno. Anche perché lo vediamo anche con gli altri pub che certo non sono uguali, però ci sono appunto questi cartelli fuori in cui si chiede alla clientela di abbassare la voce per evitare ulteriori schiamazzi, quindi insomma diciamo che è uso comune questo, però è anche vero che in questo determinato caso probabilmente questi avvisi non funzionano. Io poi faccio anche un'altra riflessione al di là dello specifico caso, che forse ci troviamo di fronte a una situazione per cui ormai a Roma, in molti quartieri, la maggior parte delle attività che aprono sono tutte o di ristorazione o birrerie artigianali o altro, comunque tutte che comunque si basano sulla distribuzione di cibi e bevande, e quindi secondo me ci può anche essere, diciamo così, un rischio che a lungo termine poi ci troviamo a fronteggiare situazioni di disturbo della quiete pubblica che sono presenti già in altri posti e che porteranno poi magari all'estensione delle varie ordinanze. Per cui c'è anche da un punto di vista del commercio da fare una profonda riflessione e profonda attenzione su quello che sta accadendo rispetto, diciamo, al tessuto commerciale della città. In ultimo, c'è credo anche un problema che io denominai all'epoca con i cittadini che erano d'accordo, dall'altro come un problema sociologico, cioè dobbiamo anche interrogarci su chi, se le persone che poi frequentano queste birrerie, se sono minorenni, se c'è un abuso poi di sostanze alcoliche, cioè dobbiamo anche porci questo tipo di problema, anche perché io credo, per carità, io il sapore del vino lo conosco, però l'alcol non sia l'unica forma di divertimento che possa essere usufruibile dai ragazzi minori o maggiori di 18 anni, anche perché lo vediamo comunque. Ci sono dei ragazzi come quelli del Cinema America, per esempio, portano avanti un altro tipo di discorso rispetto, diciamo, al divertimento giovanile, diciamo così. Grazie. Grazie. Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente. Anche noi di Fratelli d'Italia ovviamente siamo concordi. Il fatto che ci sia stata una convergenza su questo tema mi sembra una cosa normale, che non posso pensare che qualche consigliere o qualche forza politica non poteva essere d'accordo, insomma, sul problema che in modo molto preciso e puntuale il quadrante, gli abitanti di quel quadrante hanno dimostrato, insomma, in commissione, anche soprattutto con dei filmati, per cui una cosa evidente alla quale non si poteva sottrarre nessuno. Invece, oltre a dire di essere d'accordo, ovviamente, quello che mi lascia, perché sentivo qualche intervento dove dice non è una cosa risolutiva, non abbiamo la possibilità di,
questo deve essere ovvio, questo deve essere chiaro, perché la mozione che è stata modificata, quindi si pensava ad una risoluzione, ma poi non sembrava essere l'atto più idoneo. Una mozione, è chiaro che chi ci ascolta o chi ci vedrà poi nella registrazione deve sapere che una mozione è un atto di indirizzo politico e che noi adesso, dopo aver fatto 3, 4, 5 commissioni, quello che sia, passiamo tutto nelle mani del presidente del municipio e dell'assessore competente. Quindi è chiaro pure che adesso la responsabilità politica gliela abbiamo posta a chi di dovere. E quindi noi usciamo di scena, perché abbiamo fatto quello che era nelle nostre possibilità. Per cui un atto politico deve essere chiaro, cioè può essere ascoltato, come no, può essere preso in considerazione oppure no, perché non vi sembra strano che di tutte le mozioni che abbiamo votato non è che abbiamo avuto risultati di questo tipo, cioè non è tutto quello che è stato messo in cantiere con la mozione, noi oggi abbiamo la prontezza di dire no, è stato effettuato. Quindi questo deve essere chiaro, perché quando i colleghi consiglieri, io tutti, insomma ci troviamo a parlare con chi di dovere, dobbiamo dire che non abbiamo risolto, dobbiamo dire che abbiamo utilizzato uno strumento che è indicativo e oggi passa tutto nella palla del presidente, il quale, l'assessore, il quale se a differenza di altre situazioni sentirà il problema talmente vicino, talmente addosso, che anche non avendo una competenza specifica, perché poi capita che questo municipio come gli altri di Roma non è che hanno competenze specifiche, però bisogna vedere se poi è a fianco di chi o con chi ha il problema. Questo penso che sia quello che vuole il nostro territorio, cioè vuole che l'istituzione massima possa essere disponibile ad accompagnarli in un percorso, ad alzare la voce quando serve o ad amplificare il problema verso chi di dovere. Perché dico questo? Perché noi nelle commissioni abbiamo chiamato la polizia locale, abbiamo chiamato anche, mi sembra, la polizia di Stato, e certo che poi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, e poi quella c'ha mezza volante, perché giustamente poi gliele prendono e gliele mandano al centro. Perché poi, capito, la parte centrale, il centro storico, c'ha 625 volanti e poi una per ogni, no? Per ogni municipio. È normale che con tutta la buona volontà, ma giri a vuoto ma giri, come si dice a Roma. E la Polizia di Stato chiudono i commissariati, insomma, voglio dire, diventa complicato. Noi, poveri cristiani, consiglieri, poveri cristiani di vecchia nomina, nuova nomina, non si sa pure se verranno poi rinominati, ma chiunque sia, abbiamo fatto quello che potevamo fare, abbiamo fatto una mozione. Io, Presidente di Commissione, penso che avete ragionato bene, insomma, nel fare questa mozione, speriamo che possa stimolare la Presidente, ma non penso che saremo noi più di tanto a stimolarla, ma sono sicuro che saranno gli abitanti di quel quadrante che metteranno le tende su al quarto piano affinché la Presidente si possa muovere. Grazie. Consigliere Tutino. Grazie. Rimasi solo quando si votò la delibera di iniziativa popolare in merito al, diciamo, al decoro urbano e in merito a questi esercizi commerciali e alla possibilità di non autorizzarli. E rimasi solo e votai contro il parere negativo del Dipartimento. E forse oggi rimarrò da solo a criticare l'opportunità della forma di questo provvedimento, che voterò. Voterò questa mozione perché è un passetto. Non posso non criticare il fatto che, a differenza delle parole di elogio che il documento ha ricevuto fin qui, pur essendo opportuno, il documento non è sufficiente ed era un qualche cosa che poteva
passare attraverso una risoluzione, ovvero potevamo rivolgersi direttamente al sindaco per chiedere l'aspetto dell'ordinanza anti-alcol. Altro è chiedere. La risoluzione chiede, la mozione chiede di chiedere. Sono due documenti diversi, uno dei quali è un documento forte, l'altro è un documento debole. Avrei preferito un documento debole, avrei preferito un documento forte con un'assunzione di responsabilità forte da parte dei consiglieri e eventualmente anche, come si stava tentando di fare, una delibera in cui i consiglieri si assumessero loro la responsabilità di questa scelta, perché di fatto oggi stiamo dicendo: adesso siete venuti a protestare da noi, adesso andate a protestare dalla Presidenza. Cioè, abbiamo scaricato la palla. Mi sta bene, a me sta bene, lo voterò, darò volentieri questo problema alla Presidente, cioè, e appoggerò in tutto e per tutto ciò che è scritto, solo che la forma del documento per me doveva essere una forma più forte e risolutiva, perché questo documento, comunque, tutto il contenuto è giusto, quindi questo sia chiaro, perché gli aspetti anzitutto di salute pubblica che vanno tutelati, perché altro è il dire il diritto al commercio, altro è tutto il resto dell'umanità che gravita attorno all'esercizio commerciale, che ha il diritto anzitutto alla salute, che è dovuta alla fruizione del proprio spazio e alla possibilità di dormire di notte. C'è poi anche un discorso di decoro urbano, chiaramente, che viene sconvolto da questo esercizio commerciale, che gestisce male i suoi avventori, perché ricordiamo che secondo la legge c'è un dovere di gestire da parte dell'esercizio commerciale i propri avventori, e dunque assolutamente la richiesta e tutto il contenuto del documento è assolutamente da appoggiare. La forma probabilmente avrebbe potuto essere più efficace attraverso una risoluzione. Detto ciò, chiaramente la lista civica voterà appoggiando questa mozione. È già intervenuta lei. Allora, ci sono altri interventi? Consigliere Sterità. Pronto? Sente? Grazie, Presidente. No, io devo dire che in tanti anni di consigliatura in questo municipio non ho mai visto un documento che ha fatto il giro di tutte queste commissioni. Lavori pubblici, ambiente, legalità e sicurezza, e per fortuna che... Si sente? Cambio microfono. No, lì non ce la faccio. L'accanto a lei, consigliere Proieni. Di Fratelli di Vieni di qua. Io vieni con di... certi fratelli non ci voglio avere pure. Niente. Presidente, lo può anche punire, eh? Il consigliere Giuliano deve stare al suo posto. Allora, dicevo... Politico. Prego. Grazie, Presidente. Dicevo che in tutti questi anni non ho mai visto un argomento importantissimo per chi abita lì, per chi deve dormire la notte, e naturalmente il gruppo del Partito Democratico voterà tutto compatto perché questo problema, però questo argomento, e soprattutto che la consigliera Lanotte, che tra l'altro di quello che mi risulta ha proprio il negozio lì davanti, chissà se ha bisogno, vende qualche medicinale di notte. Detto questo, argomenti su questa cosa, su questa mozione è prima di tutto sport, lavoro, sicurezza e tante altre. Il consigliere Giuliano ha ragione quando dice che nel centro storico di qui i vigili urbani ci portano via le macchine, ce le danno e ce le mandano al centro storico, perciò noi abbiamo una volante, due, e perciò non va bene. Adesso che questa mozione ha fatto il giro delle sette chiese ed è una sola mozione, non va bene, deve essere un come, ha ragione il consigliere Dudino,
per una volta nella vita io devo dare ragione al consigliere. Bisogna fare in modo che il sindaco intervenga, che intervenga operativamente, allargare la fascia della sicurezza del nostro, e non fermarsi al centro storico, deve arrivare in periferia, arrivare anche a Via delle Capannelle, perché fra un po' inizierà la festa. È iniziata la notte, allo statuario non si dorme, perciò io verrò, non so se c'è qualche, io ho pochi parenti a Roma, ce l'ho tutti in Calabria, e perciò dovrò trasferirmi in Calabria perché per dormire, o se mi ospita il consigliere Carloni, che no, da lei neanche sotto vitto alloggio, perché è Dio, lo sopporto già malapena, no, non lo sopporto neanche il consiglio, perciò immaginate a casa di sto pazzo. Detto questo, di notte al Parco degli Acquedotti fanno musica così, tamburi, balli, di notte fino alle 4 di notte. Sicuramente i vigili sono al corrente, ma naturalmente o vanno al Parco degli Acquedotti o vanno lì. E devo dire che noi dobbiamo dire al comandante dei vigili dell'ex nono o il nono gruppo che deve essere un po' più operativo, perché è venuto parecchie volte in commissione lavori pubblici il comandante, che non mi ricordo neanche come si chiama, perciò immaginate quanto io posso avere del nono, botta che secondo me. E allora, detto questo, la mia preoccupazione è che questo argomento, che naturalmente io e tutto il Partito Democratico voterà favorevole, rischia che anche quest'estate, cari signori cittadini di quel quadrante, la situazione la vedo tragica per il sonno. Naturalmente dovremmo andare in Campidoglio per cercare di dire allarghiamo con l'ordinanza la fascia, e perciò però dobbiamo dire che non è che i cittadini di Piazza Baronio sono diversi da quelli del Statuario o de Morena, perché il cittadino paga le tasse uguale e non ha gli stessi servizi, perché i cassonetti non funzionano, le buche ci stanno. Ah, io comunico al Presidente della Commissione Lavori Pubblici che io domani non sarò in aula alla Commissione, e perciò si deve attrezzare. Detto questo, io spero che gli altri argomenti su questo argomento non ritornino in commissione, perché prevedo che torneranno in commissione, perché questo problema me lo auguro con tutto il cuore, Presidente, che si risolva questo problema. Ma i cittadini del mio quartiere, ogni anno abbiamo fatto la guerra per fermare Fiesta, e Fiesta ci dice ma c'è il lavoro per tanti, Fiesta non c'è più, c'è un'altra cosa. Detto questo, il lavoro che tanti disoccupati non hanno. Perciò per cortesia, prego, consigliere Sterità. Non so, Presidente, lei è il responsabile dell'aula. Se la consigliera la notte mi fa parlare. Allora, detto questo, e finisco e concludo, e questo è un argomento che va affrontato, perché quei ragazzi, perché vanno lì? Perché la sera fino alle 3 di notte, alle 4 di notte stanno a bere? E cioè, perché probabilmente se avevano un lavoro la mattina si alza presto, e perciò dobbiamo fare in modo che il lavoro... E naturalmente, ma quella piazza chi la pulisce tutte le mattine? L'ama? Tutte le sigarette le pulisce lei, consigliere? Brava, immaginavo. Grazie, Presidente. Grazie. Allora, consigliere Cerconi, prego. Io non volevo parlare, però sinceramente più che un consiglio mi sembra un posto per matti. Allora, 3 mesi di... e lo porto in commissione di qua e di là. Tutino, ma dove stavi? Allora, non è che noi oggi poi ci possiamo alzare in consiglio e perché ci stanno le persone davanti a noi ce ne usciamo che il pezzo di carta conta di meno. Il pezzo di carta conta perché possiamo fare quello. Se noi avessimo la forza di fare altro, faremmo altro.
possiamo fare questo, possiamo dare un mandato, poi mi sarà risposto, possiamo dare mandato al Presidente di intercedere e di fare quello che noi chiediamo. Possiamo fare altro? Potremmo metterci là davanti a fare manifestazioni? Che cos'altro vogliamo fare? A me quello che dà fastidio è che noi ogni volta facciamo qualcosa e poi viene qua qualcuno e ci dice potevamo fare diversamente. Beh, svegliatevi, fatelo prima, perché se no lavoriamo inutilmente e poi sprechiamo soldi inutilmente. Visto che gli spazi per dire quello che si può fare ce ne sono, perché tutti i giorni ci riuniamo in municipio 5 giorni su 5, probabilmente queste osservazioni potevano essere fatte prima. Non entro nel merito dell'atto, semplicemente perché lo ritengo completo, ho appoggiato l'iniziativa e ringrazio i consiglieri che se ne sono occupati, perché credo che per tutti sia molto difficile essere in tutti i punti del municipio, avendo un municipio di 330.000 abitanti e con tantissime problematiche. Abbiamo riscontrato il fatto che è una problematica diffusa, quella delle birrerie o insomma quella della movida notturna che investe Cesare Baronio, ma così come investe Piazza Epiro ultimamente, ma tante altre piazze, e va trovata una soluzione. Per il momento io credo che sia giusto e sia lodevole il fatto che questo Consiglio prenda una posizione così difficile, perché è una posizione difficile, su un argomento del genere, perché molti l'hanno fatto presente: noi andiamo a limitare la libertà economica di un cittadino o di una società adesso che ha aperto un'attività economica. Pur vero è che se questa attività economica lede dei diritti sacrosanti dei cittadini, è compito nostro intervenire in quel caso. Quindi io credo che sia compito di questo Consiglio intervenire, l'abbiamo fatta, abbiamo ascoltato anche i cittadini, li abbiamo ascoltati nelle commissioni. Questo è un buon lavoro di una commissione, non solo di diverse commissioni, di tutto il Consiglio. Io altro non volevo aggiungere, però quando questo Consiglio lavora è giusto che si dica che ha lavorato bene, che ha ascoltato i cittadini, che hanno portato delle istanze giuste, perché si sono lamentati e l'abbiamo sentito nelle commissioni, e questo è il nostro lavoro, questa volta l'abbiamo fatto. Quindi complimenti a chi l'ha fatto e a tutto il Consiglio. Grazie. Consigliere Matrodola. Buongiorno. Buonasera. Allora, sì, anch'io, io condivido tutto quello che ha detto la consigliera Cerconi, perché ha ragione. Poi il consigliere che ci ha preceduto prima, e quello ancora prima, che parla di fiesta, basta che si rivolge alla Commissione Legalità e Sicurezza, può darsi che qualche problema glielo facciamo. Che problema c'è? Anche se facciamo piccoli documenti, però li facciamo, perché se noi guardiamo adesso, senza offesa per nessuno, il problema di Piazza Cesare Baronio è stato affrontato più volte, però trova sempre un intoppo da qualche parte. In questa commissione condivisa da tutti quanti i consiglieri di maggioranza e di opposizione, perché mi sembra che sia una commissione che lavora a 360 gradi, destra, sinistra, centro, parte qualcuno che non l'accetterà mai, tipo il consigliere Tutino, che non accetta mai, però mi chiede sempre cose da mettere all'ordine del giorno, però è pure giusto. No, però voglio dire, consigliere Tutino, senza offesa, quindi non c'è diritto. Parliamo a tutti, consigliere, per favore, non con singola consigliere. Altrimenti poi singolo consigliere se lo tengono in dovere di. Ok. Per fatto personale, che non c'entra niente. No, vabbè, non c'è fatto, no, gli ho detto non c'è diritto di replica, perché non è un'offesa che sto dicendo. Sto dicendo soltanto che fa parte della commissione, pertanto se la risoluzione è stata trasformata in mozione, evidentemente erano due iter differenti, magari uno più veloce, uno più snello e un altro un po' più a rilento, perché doveva fare vari passaggi. Però se lui riteneva giustamente che questa mozione era un piccolo documento in confronto alla risoluzione, che è un grande documento, non faceva altro che portarlo in commissione, ne parlava tranquillamente e non credo che i commissari avrebbero avuto difficoltà a fare una cosa del genere. Abbiamo fatto questo pezzo di carta, che per me è importante, per me come per tutti quelli che hanno partecipato alla commissione, più che altro per dare una speranza, diciamo, anche ai cittadini. Non voglio dire che con questo abbiamo la bacchetta magica e risolviamo il problema, però una speranza gliela diamo. Anziché non essere ascoltati, sono stati ascoltati, è stato emesso un documento, la palla non passa al Presidente. Il Presidente, purtroppo, è il nostro Presidente, tutte le palle, rotonde o quadrate, perché delle volte sono pure quadrate, vanno dal Presidente. Poi il Presidente, che sta a lei a giocarle come le deve giocare, sta a lei come metterci la forza per risolvere alcuni problemi. Quindi non è un problema nostro. Per quanto riguarda, ripeto, ci abbiamo anche il problema di fiesta, ben venga fiesta, ha ragione anche il Parco degli Acquedotti. Non ha ragione su un fatto: noi abbiamo dopo le 20 una pattuglia soltanto nel nostro municipio,
una pattuglia che gira da San Giovanni e arriva fino giù a Vermicino, se la chiamano, augurandoci che non ci sia un incidente. Pertanto la cosa è un po' difficoltosa, anzi io chiederei al Consiglio, colgo l'occasione, specialmente ai presidenti delle commissioni competenti, di valutare la situazione che sta nascendo in questo municipio, perché forse da qui alla fine di luglio, sempre se il comune resiste, sempre che non ci siano problemi, da qui alla fine di luglio credo che nella polizia municipale si apra un caos come negli uffici, no, sì, uffici tecnici, perché con i trasferimenti da un settore a un altro, da un ufficio a un altro, si sta bloccando il municipio. Con la riduzione del personale, col trasferimento del personale dei vigili urbani, si stanno creando seri problemi. E fino adesso, devo dire, fino adesso non vedo nessuna commissione che abbia affrontato questo problema. Poi non venite a dire, ma c'è la commissione legalità e sicurezza che è intervenuta, perché la legalità e sicurezza fino a un certo problema si ferma, aspetta che l'altro fanno e poi vanno avanti. Però è anche vero che non è convocando quel comandante in quella commissione o l'altro comandante in quella commissione abbiamo risolto il problema. Il nostro problema è mandare avanti, cioè mettere un documento fino adesso, scusate se voi dico, ma non ho visto documenti che possano incitare il nostro sindaco, il nostro comandante, i nostri comandanti, perché poi anche qui dobbiamo capire perché il municipio è uno e i comandanti sono due, cioè questa è una cosa assurda, settimo gruppo e nono gruppo, cioè il comandante è uno, stiamo parlando di splendid review, stiamo parlando di risparmio, stiamo parlando di tutto, però noi abbiamo due comandanti dei vigili, cioè l'assurdità, perché è grande, no, perché c'è una poltrona dietro, un comandante se deve toglie, non ce ne possono essere due, abbiamo tolto le macchine e non riusciamo a togliere i comandanti, allora togliamo un comandante, così avremo un super comandante che comanda il settimo gruppo e il nono gruppo e avrà tutta la situazione in mano, perché se no non riusciamo più a capirci nulla, ogni volta che chiamiamo i vigili, no, il settimo gruppo e il nono gruppo, il comandante non so manco più come si chiama, botta e risposta, cioè non si riesce più a capire quello, è perché è così, ma è botta, come si chiama? Consigliere Matrona, rimaniamo nel merito dell'argomento, su. E sono due comandanti. Scusa, uno mi ricordavo che era stiamo parlando della mozione Cesare Baronio. Allora voglio dire, Cesare Baronio riguarda il nono gruppo, perché il problema qual è? Se una pattuglia va a piazza Cesare Baronio da sola con due vigili che sono stati chiamati dall'altra parte del mondo, arrivano là, si trovano 200 giovani, voglio vedere questi tuporacci che fanno, perché non credo che sono masochisti che piace essere menati o presi a carci, no? Pertanto ci manca un coordinamento tra i due, perché sono rimasti due municipi, settimo e nono gruppo. Quindi io invito i presidenti delle commissioni, in questo caso la presidente Caccamo credo che sia, perché vedo che gesticola, no, la Daga, no, e chi è? La Daga, a fare, a rimettere un documento, non a chiamare i vigili sempre in commissione il comandante, a emettere un documento e dire adesso basta, sta cambiando un'era, due comandanti allo stesso municipio non ci possono stare. Bravo, per cortesia, consigliere Matrona, chiude adesso, per favore. Su. La parola, giusto. Rimaniamo nel merito dell'argomento, se stiamo a fronte, sta affrontando un argomento non c'entra niente col tema in discussione. Sembra a lei che non c'entra. Per favore, è distratto. Su. Organizzazione del personale, per favore, su. Perché è distratto. Comunque questo pezzetto di carta, io mi auguro che voi della maggioranza, insieme a noi dell'opposizione, lo vagliamo e lo seguiamo. Cioè, diciamo che sollecitiamo la nostra presidenza ad attivarsi il più prima possibile, perché luglio già oggi è 2, tra ora che viene trasmesso al comune tutto quanto, agosto con le finestre ancora più aperte, perché ancora più aperte credo che sta gente non dorma più, quindi bisogna essere una cosa sollecita, una cosa veloce. Io vi ringrazio tutti i componenti della commissione. Grazie, consigliere Coia, e me ne vado in Abruzzo. Abbiamo sentito vari interventi, alcuni interessanti, alcuni meno, alcuni corretti, alcuni confusi, però ecco, mi sembra che siamo tutti votati a votare nel modo giusto, questa è la cosa importante, al di là del fatto che sia una mozione o una risoluzione, vanno bene entrambe, anzi la mozione è un atto più delicato nei confronti della Presidente, perché noi stiamo dando
un indirizzo e la scelta la farà lei, se ne assumerà la responsabilità. La risoluzione l'avrebbe in qualche modo forzata, quindi preferiamo forse la mozione. Poi se non sarà sufficiente si potrà pensare magari a un altro atto, però sono sicuro che la Presidente, con l'aiuto dei cittadini che si faranno sicuramente sentire da questo punto di vista, potrà portare a questo risultato, inizialmente per Piazza Cesare Baronio. Poi se la problematica è analoga e dello stessa gravità di quella Piazza Cesare Baronio, potremo farne tesoro per estendere, come dice anche la stessa mozione, ad altre zone antimovida, perché la salute dei cittadini è, come dice la Costituzione italiana, la prima cosa, la più importante, al di là del commercio e dei soldi. Grazie. Grazie. Ultimo intervento, consigliere Poli. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Io intervengo velocissimamente perché la problematica è stata sottoposta dai cittadini nella commissione che presiedo e devo dire, insomma, sono dispiaciuto se la commissione non sia stata in grado di dare quella risposta che si aspettavano, per la quale peraltro condivido, insomma, abbiamo condiviso le stesse preoccupazioni. Purtroppo, voglio dire, se la stessa commissione che prima aveva, che poi se ne è occupata su indicazione dei stessi cittadini, aveva deciso di formulare una delibera, che è l'atto per eccellenza del Consiglio del Municipio, per cui i consiglieri, se lo ritenevano, potevano anche stilare la delibera che è impegnativa per il municipio, quindi questo in realtà poteva chiudere un pochino i giochi laddove, voglio dire, ciò risultasse possibile. Siccome sono consapevole che le difficoltà ci sono, perché gli intrecci della normativa regolamentazione hanno consentito, come peraltro ha detto anche la collega Caccamo all'inizio degli interventi, c'è necessità di trovare l'equilibrio. Il fatto che l'argomento sia stato spostato di commissione, perciò che attiene, insomma, a chi vi parla, non ha creato nessun tipo di disturbo, non è una questione di paternità. L'obiettivo principale è quello di supportare i cittadini nella loro giusta rivendicazione e supportare la Presidente nei passi che dovrà fare verso l'amministrazione centrale, e purtroppo con le difficoltà che abbiamo tutti evidenziato, per cui ribadire il mio dispiacere perché la Commissione non è stata in grado di essere sollecita rispetto alle aspettative, ma comunque sia la testimonianza del voto che andrò ad esplicitare da breve in senso favorevole testimonia, voglio dire, la bontà con la quale abbiamo trattato l'argomento. Grazie. Allora, abbiamo finito l'intervento, il consigliere Tutino aveva chiesto, siccome era stato chiamato in causa da qualche intervento, per fatto personale, vuole chiarire il suo intervento, prego. Per cortesia, molto brevemente. Sarò rapidissimo, Presidente. Allora, volevo precisare che siccome sono stato chiamato in causa con l'affermazione se ritenevi che questo documento fosse troppo debole, potevi presentarne un altro. Effettivamente ne abbiamo presentato. Posso, Presidente? Per cortesia, consigliere, ma per cortesia, Matronio. Consigliere Matronio, per cortesia. Per cortesia. Per cortesia, consigliere Matronio. Consigliere Tutino, per favore, per favore. Oh! Ma ci calmiamo un attimo. Ma non è possibile. Consigliere Tutino, prego. Sì, allora, essendo stato chiamato in causa con questa affermazione, ovvero se ritenevi che davvero questo documento non fosse sufficiente, perché non ne hai presentato un altro, invece vieni qui a scocciare? Ne avevamo presentato un altro ed era una risoluzione che impegnava direttamente i consiglieri, quindi chiedeva al sindaco e non chiedeva di chiedere al sindaco, perché altro è chiedere di chiedere. L'una è un'assunzione di responsabilità, l'altro è uno scaricabarile.
Personalmente, siccome si è preferito nel percorso politico la mozione, quest'atto definito più delicato, effettivamente è più delicato, cioè è come se chiedi per favore quando una cosa è di tuo diritto. Allora, personalmente, quando una cosa mi è di diritto non chiedo per favore. Dunque avevamo presentato un atto che era una risoluzione ed era un atto che si rivolgeva direttamente al sindaco su questo. Questa era la precisazione che era stata fatta. Grazie, consigliere Tutino. Passiamo alla dichiarazione di voto. Che c'è? Ho chiuso la discussione. Passiamo alla dichiarazione di voto. Fa la dichiarazione di voto. Allora, dichiarazione di voto. Allora, consigliere Ciancio per il PD, prego. Naturalmente, grazie Presidente. Naturalmente, visto che sono intervenuti tutti, mi sarebbe piaciuto anche fare un intervento, ma colgo l'opportunità di ribadire che il Partito Democratico compattamente voterà detta mozione. E che dico dopo dove stavo lei? Non rendiamo problematico l'inutile, Tutino. Eccomi qua, adesso si sente bene. Caro Tutino, non rendere problematico l'inutile. Consigliere Ciancio, lo dico a lei, vale per tutti i consiglieri. Per fermare gli interventi, parliamo a tutto il consiglio. E vediamo per fatto personale. Grazie. Per cortesia. Scusi, Presidente. Allora, io capisco uno che sta al primo mese che fa il consigliere. Per cortesia, parliamo a tutto il consiglio. Grazie, Presidente. Quindi, compattamente, il PD è favorevole a questa dichiarazione di voto. Consigliere Lorenzi, gruppo misto. Grazie. Allora, esprimerò un parere favorevole logicamente, ma la cosa che vorrei ricordare ad alcuni che sono seduti, quindi non faccio nessun nome, che sono in maggioranza e quindi potrebbero spingere, anche se abbiamo fatto solamente una mozione, la Presidente a intervenire. Un'altra cosa che mi preoccupa è che non è vero che in base all'atto ci sono delle soluzioni, perché io ricordo a tutto il Consiglio che ci ho messo un anno per portare una risoluzione, è da gennaio credo che è stata approvata, emendata e approvata, e ancora non ci sono i risultati sui territori. Quindi voglio dire, dobbiamo un attimo prendere coscienza di quello che diciamo o siamo sempre qui a prenderci in giro e volerci far pubblicità? Allora, ricordatevi che il modo migliore per prendere i voti è dare risultati sul territorio, non a venire a fare bei consigli e belle parole. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? La controprova, chi è contrario? Abbiamo chiuso? Abbiamo chiuso? Chiuso, Presidente. Scusate, i segretari stanno facendo il conteggio, vi prego di stare al vostro posto, per cortesia. Allora, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. È approvato con 21 voti a favore, il consiglio è chiuso, grazie.